sta per andare in onda la puntata numero 24 di Città a Confronto. Fari ancora accesi su alcune questioni amministrative e politiche locali. In studio c'è solo il coordinatore del movimento politico Cittadini per Scicli, Teo Gentile, che intanto salutiamo. Benvenuto in trasmissione. Buonasera. Buonasera, sono contento di essere qua. Hanno rifiutato l'invito il coordinatore di Città Aperta Carmelo Galesi e il coordinatore di Articolo 1 Giampaolo Aquilino. Vedete le sedie che sono vuote. E possiamo certamente cominciare questa trasmissione, volevamo che ci fossero questi due rappresentanti, anche perché bisognava completare questo giro tra i rappresentanti delle forze politiche locali, visto che stiamo parlando nelle ultime puntate di attività amministrativa e di politica a Scicli. Partiamo da lontano, Gentile, era il luglio del 2019, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, quando le strade tra Cittadini per Scicli e il sindaco Giannone si dividono in malo modo, perché così si è stato. Tutti ricordano lo scontro in consiglio tra il primo cittadino e l'ex assessore al bilancio Giorgio Vindigni, uno scontro che tra l'altro fu trasmesso in diretta dai nostri canali. Gentile, perché avete lasciato all'epoca la maggioranza? Partiamo sì, da questo. Prima di risponderti, sono dispiaciuto che stasera non ci sono qui i due. Avevi invitato, mi pare, la lista del sindaco Enzo sì. Giannone e Articolo 1, perché la discussione sarebbe potuta essere ancora più interessante e corroborata da un confronto, perché devo dire che gli ultimi 5-6 mesi c'è stata un'attività intensa dove le due liste che oggi mancano in effetti hanno contribuito alla creazione di un tavolo molto importante. Quindi mi dispiace che stasera non sono qua. Quindi, tornando alla tua domanda, Leuccio, sì, mi riporti indietro di un anno e passa in un momento, devo dire, molto triste e molto difficile, perché uscire da quella maggioranza che possiamo dire che in parte avevamo creato, perché l'idea di lanciare la rivoluzione Gentile parte da Cittadini per Scicli e dal gruppo di Start, che in via embrionale avevamo avuto questa intuizione di qualcosa di nuovo, per poi aprire l'idea al sindaco Giannone, che è stata un'idea vincente. Abbiamo rivoluzionato il modo di fare politica, quindi puoi ben capire che uscire in quel modo, in un momento in cui l'attività amministrativa stava per prendere, stavamo per raccogliere i frutti di alcuni anni di lavoro, è stata dura. Però purtroppo inevitabile, perché tu mi dici perché siete usciti. Siamo usciti perché c'è stata una non condivisione su alcuni modi di concepire come fare politica, e in particolar modo lo scontro è incominciato a nascere, ma più che scontro, come mancanza di dialogo, quando su alcuni modi di interpretare l'amministrazione del territorio, e parliamo del settore urbanistico, tutto nasce in effetti da un'idea anche del sindaco di andare ad implementare i controlli sulla città, sul modo di fare edilizia, sul modo di fare controllo, appunto. Si era pensato di rivedere e mettere in tutela il settore, essendo già un settore molto delicato, trainante, e poi andare a vedere che in quel momento, quando si incominciò a parlare di questo problema, addirittura il sindaco Giannone, di concerto con tutti noi, fece una direttiva in cui lancia agli organi competenti, all'assessore e chi di competenza, una direttiva in cui si devono incentivare i controlli sul rilascio delle concessioni. Parliamo di un momento delicato, perché, Leuccio, devi capire che le nuove normative in materia edilizia, in materia di rilascio di autorizzazione, con le nuove, gli istituti della SCIA e quant'altro, danno più autonomia a quelle che sono le iniziative dei privati, dove il controllo dell'ente amministrativo, quindi del comune, se non viene fatto oculatamente, si può rischiare di non avere il controllo pieno dell'amministrazione. Quindi a questo punto, dopo, ma parliamo di un periodo lungo, circa 4-5 mesi, in cui sul confronto di come poter andare a sistemare questo aspetto e andare a dare ordine a delle situazioni che non erano per noi le migliori possibili, a un certo punto, di fronte al diniego totale da parte del sindaco alla fine, ma
durante il percorso della lista start, che non ha inteso rivedere assolutamente quello che era l'assetto originario nella gestione del settore, non abbiamo potuto fare altro che lasciare l'amministrazione, ma dico a malincuore. A distanza di tempo, parliamo quindi di oggi, vi avvicinate al sindaco e alle forze politiche che lo sostengono. Perché? Con quale scopo? Che cosa succede durante questo lasso di tempo? Allora, intanto faccio un'altra premessa. Quando siamo andati via, non avevamo certo intenzione di andare via facendo tutto quel rumore che c'è stato. Tu facevi riferimento a quello scontro in comune, ma io non posso mai dimenticare che nel momento in cui siamo usciti via, siamo andati via dall'amministrazione, siamo stati attaccati in maniera pesante, e questo è qualcosa che ancora ci rode, quasi essendo additati come i soggetti che sono andati via perché non hanno avuto delle poltrone o perché avevano delle mire su quello che era il settore edilizio, dell'urbanistica e della pianificazione. Non è assolutamente così, e mi rammarico ancora oggi che sui giornali abbiamo avuto un attacco gratuito del genere, che, ripeto, ha fatto diventare l'abbandono dell'amministrazione ancora più pesante. Sulla domanda che mi fai, perché dopo un anno e passa si parlava di avvicinamento, devo farti una rettifica. Non siamo stati noi cittadini per Scicli ad avvicinarci, siamo stati chiamati direttamente dal sindaco Giannone. Mi ricordo, se non ero nel primo incontro, la prima richiesta di incontro è venuta nel mese di giugno 2020, in cui siamo stati chiamati a vedere se era possibile. Devo dire che l'idea del sindaco era per noi un'idea che aveva delle basi fondamentali. Nonostante tutto, ci mancherebbe, perché, torno a dire, devi fare questo conto che nel momento in cui siamo usciti, malgrado uscite nel modo in cui ti ho detto, non meritato, i cittadini per Scicli hanno fatto amministrazione pulita, garbata, seria, perché il programma che abbiamo ideato, che abbiamo portato avanti, che abbiamo fatto votare, è sempre il programma che noi abbiamo rispettato, per cui non vedrai mai un atteggiamento di cittadini, né in consiglio né fuori consiglio, che vada a profilarsi come becera opposizione. Posizione costruttiva, andando fin quando si andava a realizzare il programma, i cittadini ci sono stati. In quest'ottica, quando il sindaco Giannone ci chiama, devo dire un po' di scetticismo c'era, perché ormai eravamo fuori dall'assetto amministrativo. Lei lo sottolinea più volte, veniamo chiamati. Siamo stati chiamati quasi in modo accorato, e l'idea del sindaco ha un senso. Intanto dice: voglio fare la prova a ripartire con la rivoluzione gentile, ripartire dal 2016, quella bellissima coalizione che veramente abbiamo fatto un capolavoro. Quindi questo ci dice il sindaco: mi manca quella struttura portante. Poi devo anche dire il vero, e mi dispiace solo che non sono qui a confermarlo e a ribadire quello che sto dicendo, perché lo abbiamo condiviso in questi 6 mesi di tavolo, ci ha chiesto pure aiuto da un punto di vista amministrativo, perché a suo dire parecchi settori non andavano come dovevano. Quindi faceva riferimento principalmente al settore del bilancio, dei tributi, dove lamentava una scarsa produttività. Ti ricordo che quando siamo andati via era il periodo in cui si erano raggiunti, non è che voglio prendere merito all'assessore Vindigni, però è il momento in cui si era riusciti a chiudere il discorso Trivella, se ti ricordi. Quindi si stava implementando il controllo del settore tributi, il comune viene lasciato con in pancia un bilancio positivo. Ripeto, era un periodo in cui si volava. Quindi il sindaco ci chiede di rivedere la posizione all'epoca presa, intanto per ripartire dal 2016. Poi un altro elemento che ci accomunava sempre da quando siamo partiti: dare di nuovo voce alla politica. Infatti l'idea iniziale nel 2016 della Rivoluzione Gentile doveva essere questa: intanto questo gruppo di scapestrati, di giovani, rispetto a quella che era l'armata istituzionale in cui avevamo ritrovato come esponente sindaco, riuscire a fare politica nuova, per poi però ritornare a dare voce ai partiti. Questa era un'idea che ci ha sempre visti uniti a sindaco Giannone. Quindi l'idea di andare, iniziare con delle liste civiche, la nostra, quella del sindaco, non avere dei loghi istituzionali, era buona
per realizzare una rivoluzione gentile, però poi l'idea era quella di dare di nuovo voce ai partiti ed era l'altra richiesta che ci fa il sindaco Giannone. Ancora ci chiede se era possibile ripristinare un tavolo delle decisioni serio, adeguate, che era quello che ci eravamo prefissati. Quindi tutto questo ci ha indotto, anzi, ma con piacere, perché nel momento ti dico esattamente come ci siamo approcciati. Nel momento in cui ci siamo incontrati, e devo dire la prima volta questo tavolo convocato dal sindaco Giannone, quindi ci ha chiamati il sindaco Giannone, era formato da 5 liste. Quindi la prima riunione c'eravamo noi, chiaramente il sindaco che ne sovrintendeva, poi c'era la lista di Start, c'erano Scicli Bene Comune, c'era Articolo 1 e c'era la lista del sindaco. E in quest'ottica noi ci siamo presentati dicendo che la disponibilità, parole dell'ex assessore Vindigni, la disponibilità dei cittadini era da 0 a 100. Quindi se cittadini per Scicli possono in qualche modo contribuire al rilancio dell'idea della rivoluzione gentile, che poi coincide col rilancio della città, potete contare su di noi da 0 a 100, senza neppure pretese di poltrone, assessorati, perché torno a dire, l'idea era quella di poter contare e far contare di nuovo l'amministrazione. Perché l'operazione rientro fallisce, Gentile? Io questo non l'ho ancora capito, devo dire che questo periodo che dura dal mese di giugno, poi c'è stata una pausa nel periodo estivo e si è riintensificato recentemente, lo considero un periodo strano, bizzarro direi, perché man mano abbiamo perso pezzi nel tavolo, quindi il tavolo che continuava sistematicamente a cadenze ogni 15 giorni, prima eravamo le 5 liste che vi ho detto, dove in un primo momento si era un po' di melina, poi immediatamente è scomparsa prima la lista di Resi Jurato, quindi Scicli Bene Comune, quindi facendo capire, e poi l'ho visto pure in una tua diretta televisiva che ha detto chiaramente che se si profilava il riavvicinarsi dei cittadini all'amministrazione, alla gestione dell'amministrazione, il Scicli Bene Comune non ci sarebbe stata, perché individuava forse nella migliore, se non mi ricordo tu mi correggi, Leucci, nella migliore e possibile alleanza di governo quella che c'era, in cui comprendeva pure Rita Trovato e quant'altro. Quindi questo mi ha lasciato un po', devo dire, basito, perché devo dire che nella gestione iniziale della rivoluzione gentile, noi e Scicli Bene Comune, che sulla carta dovevamo essere le due liste più lontane, in realtà dialogavamo, però dialogavo con quello che era Scicli Bene Comune all'epoca, parlo di Luigi Cicero, di Daniele Occhipinti, non certo lo Scicli Bene Comune, che invece in questo momento si trova ad amministrare bene con Start, nei confronti dei quali all'epoca non c'era questa grande condivisione, nei confronti di Rita Trovato e quant'altro. Poi si è perso pure Start. Dopo un 3-4 riunioni in cui si profilava la possibilità, bisognava ovviamente calibrare quella rottura che c'era stata, ognuno avevamo, è chiaro che avevamo i nostri pregiudizi, però ripeto, quando c'è dialogo, quando c'è serietà, quando c'è rispetto reciproco e quando c'è un obiettivo da raggiungere, caro Leuccio, si può appianare tutto. A un certo punto Start non partecipa più, dopo una serata molto, molto discussa in cui si era dato un out, attenzione, a che ci fosse anche il benestare di Start a questa riapertura e questo rilancio dell'amministrazione del passato, a un certo punto non viene più Start, e mi ricordo che il rappresentante di Giannone Sindaco, Paolino Capuzzi, ha detto, mi hanno chiamato e mi hanno detto che per questa riunione non li dobbiamo più cercare. Hanno una posizione netta, se si pensa di riavvicinarsi ai cittadini per Scicli, anche Start chiude battente, nel senso non ci sta alla coalizione. La lista Città Aperta, la lista Enzo Giannone Sindaco, recentemente ha perduto i rappresentanti in Consiglio Comunale, perché Guglielmo Scimonello, è una piccola parentesi che voglio aprire, sì. Guglielmo Scimonello e Lorenzo Buonincontro hanno detto noi non ci sentiamo più rappresentati da Città Aperta e dalla io lista Enzo Giannone. Posso capire che sia successo, perché devo dire che qualcosa è successo pure in questi mesi, perché di fronte alle richieste che, ti ripeto, condivisibilissime dal sindaco, a cui noi abbiamo aderito con disponibilità dallo 0 al 100, avevamo dalla nostra parte in maniera piena e totale sia la lista del sindaco
rappresentata dall'ingegnere Galesi e sì, da Gambuzza. Stasera era stato invitato alla trasmissione. Mi dispiace solo che non sono qua, perché non potrebbero non confermare, perché questa è la pura verità di quello che è successo, e mi piacerebbe confrontarmi, perché il confronto è sempre bello, ma anche da Giampaolo Aquilino, il quale, mi ricordo, era in una posizione ferrea, in cui il ripristino di quella coalizione iniziale, quindi parliamo della Rivoluzione Gentile, che lo ha indotto, e questa è una scelta forte, a far votare il sindaco mentre era in un'altra coalizione, perché mi ricordo che era nel PD con l'antagonista, però in maniera aperta e quindi in maniera leale ha detto: io faccio votare il sindaco Giannone, perché credeva nella mission, credeva nel progetto. Durante questo percorso era il nostro più, diciamo, accanito sostenitore, nel senso che vedeva in questo ripristino della Rivoluzione Gentile, quindi della coalizione 2016, come il rilancio da contrapporre a una situazione, un po' un'amalgama che io personalmente non condivido, che sta attualmente gestendo l'amministrazione. Gentile, non pensavate che un ritorno in giunta avrebbe avuto un effetto negativo sulla vostra immagine? Devo dirti che stai dicendo le sacrosante parole, perché il gruppo che rappresento non è che ci ha dato l'ok ad andare di nuovo a sederci con il sindaco e con gli ex alleati in maniera così tranquilla e serena, perché è chiaro che siamo stati tacciati in malo modo quando siamo usciti. Abbiamo criticato una parte dell'amministrazione, un settore, e devo dare atto, e lo ha detto pure il sindaco nelle riunioni, che in effetti la gestione del settore urbanistica, della pianificazione, del controllo del territorio è un settore delicato, e caro Leuccio, i fatti che si sono verificati dal momento in cui noi siamo usciti fuori ad oggi ci danno ragione, c'è un problema. Se all'epoca si parlava di problemi di personale, bisognava ben gestire il personale per istruire le pratiche, specialmente in un momento come quello odierno, dove è il 110%, quindi tutti questi bonus necessitano di un'attività istruttoria particolare, incessante e operativa, e il problema di individuare un sistema di controlli certo che potesse evitare delle disfunzioni di natura autorizzativa o di controllo del territorio si è tradotto in effetti in una incapacità politica di gestire il settore, e te lo dimostro subito, perché se non ricordo male già noi siamo andati via a luglio 2019, a dicembre arriva un'ordinanza del Genio Civile molto dura, molto forte, che individua delle peculiarità negative, nel senso individua la possibile esistenza di abusi in una parte importante del territorio. Abbiamo subito dopo il caposettore dell'urbanistica, l'ottimo ingegnere Carbone, persona mite, io l'ho conosciuto, non era caposettore quando facevo l'assessore all'urbanistica, ma collaborava con l'ex caposettore. Improvvisamente, in maniera inaspettata, senza preavviso, lascia un posto apicale. Sto parlando di un capo settore urbanistica, che è uno dei settori, a parte più importanti e pieni di responsabilità, ma di prestigio, per andare a insegnare, tanto di cappello. Però ripeto, questa scelta operata nell'arco di qualche giorno quantomeno lascia un po' il dubbio. Poi si verifica pure, sempre a testimonianza, che quel settore andava controllato, andava ridisegnato sulla logica sempre del buon andamento della pubblica amministrazione, che qualche settimana fa il giornale di Scicli pubblica una notizia scoop, bomba per i cittadini di Scicli. Parla di una richiesta di riqualificazione in un'area bianca nella zona di Zona Lucata, dove si parlerebbe di 300 e passa edifici in una zona dove è necessaria una variante. Dov'è il problema, Leuccio? Non è pensare in grande, perché ripeto, l'idea potrebbe essere la migliore del mondo, potrebbe apportare al territorio e alla gestione del territorio tantissimi aspetti positivi. E che sentire il sindaco, perché in quell'occasione, quando è uscita questa notizia, poi rimarcata dal PD in un articolo, era uno di quei giorni in cui con il sindaco facevamo le sedute, il sindaco cadere dalle nuvole.
ci ha detto sinceramente a nostra domanda, e ti dico perché la domanda, Leuccio. La domanda è perché abbiamo visto che dai protocolli l'atto dal comune è partito per la regione il 19 gennaio del 2019, quindi un periodo in cui i cittadini di Persicli stavano in amministrazione, ma non tanto per, con un assessore che operava nel settore strategico del bilancio e che per l'esperienza, diciamo che era uno degli assessori che aveva più carisma. È possibile mai che in un momento in cui c'era una condivisione totale nell'ambito dell'amministrazione, una scelta del genere, che aveva un'incidenza enorme di natura politica, sociale e di gestione del territorio, poteva essere stata assunta dall'ufficio urbanistica, dal caposettore, senza aver informato o avere l'assenso della politica? Mi pare la risposta del sindaco, che abbia detto non ne so nulla, è tutto dire, è qualcosa di grave. E stessa cosa è successa quando, interpellato sia l'ingegnere Galesi, che rappresenta la lista del sindaco, che Giampaolo Aquilino, hanno tutti detto che non ne sapevano nulla, anzi che era qualcosa che non condividevano. Ora non sto parlando di non condivisione al progetto, all'ipotesi, perché non conoscendola, però che si possa pensare che l'ufficio urbanistica possa istruire e mandare alla regione con quei risultati, ora ne parlerò dopo, un progetto del genere mi pare assurdo, e se è successo è grave. A un certo punto, il vostro possibile rientro ha provocato, lei già ha accennato qualcosa, malumore in seno alla maggioranza. C'è chi poneva dei veti sul vostro ritorno. Gentile. Questo è un altro di quelle bizzarrie che io non mi so spiegare. Se siamo stati chiamati, e lo ribadisco, dal sindaco per cercare di ricostituire la vecchia coalizione, e all'interno della sua coalizione le liste più vicine a lui in questo momento, quindi parliamo della lista del sindaco, parliamo di articolo 1, sono fortemente convinte, anzi avvalorano la sua tesi, la tesi del sindaco, la volontà del sindaco, non capisco come mai la dichiarazione negativa, la mancata volontà di arrivare a questo, di altre liste come Start e Sciche Bene Comune, possa aver inibito al sindaco di poter realizzare il suo scopo. Mi chiedo, il sindaco perché non ha deciso? Ma ce lo siamo chiesti e continuiamo a chiedercelo, perché quando abbiamo fatto l'ultima riunione, doveva essere quella decisiva, e per l'ennesima volta ci siamo trovati, cittadini Persicli, si è trovato pure la lista del sindaco e articolo 1, non è venuto nuovamente né Start né Sciclo Bene Comune. In quell'occasione il sindaco, invece di decidere, ci dice forse meglio, a causa della pandemia, che è un periodo particolare, tacere tutto e poi rivederci dopo. Capisci, Leuccio, che è un non voler decidere, ma in realtà poi abbiamo capito che è aver deciso qualcos'altro. Come l'abbiamo capito ciò? Perché dopo che erano passati 15 giorni, dopo quella riunione in cui il sindaco in un primo momento dice io non ne so niente, chiederò conto e ragioni come mai una scelta del genere non fosse stata condivisa dalla politica, poi vedo la conferenza stampa del sindaco in cui dice guai a chi si permette di criticare le scelte dell'amministrazione, e addirittura lo sento addebitare la scelta di quella gestione del territorio, quindi quella richiesta di qualificazione, al periodo del 2014, allora mi chiedo che qualcosa non funziona, qualcosa non va. Gentile, che idea vi siete fatta, del sindaco e della politica locale? Allora, è una grande delusione, una grande delusione, perché, torno a dire, noi credevamo nel progetto, lo abbiamo iniziato, lo abbiamo sposato, però il modo di fare politica degli ultimi periodi, il non decidere, il fare melina, poi ancora, cosa più grave, nel momento in cui non si è riusciti a decidere di arrivare allo scopo dove noi siamo stati invitati, venire a sapere dai soggetti che oggi mancano qui, perché poi li abbiamo convocati per avere lumi, perché da un lato eravamo rimasti in sospeso in attesa, a causa della pandemia, però avevamo contezza che c'era un'altra maggioranza dove noi non eravamo coinvolti, ma perché non ci siamo, che andava avanti. E abbiamo saputo che dopo quell'ultima riunione, in effetti, ci sono state altre riunioni in cui il sindaco ha convocato anche altre liste, fra cui la lista di Rita Trovato, e quindi un modo poco elegante e poco rispettoso, perché guarda, Leuccio, il rispetto prima di tutto, perché ti dico che in questi 6 mesi,
in cui noi abbiamo aderito all'invito del sindaco. Per rispetto del sindaco, perché è il sindaco, ma è una persona che merita rispetto, i cittadini Pescicli hanno sospeso ogni attività politica. Perché questo? Perché in un tavolo serio, corretto, concreto, che dovrebbe portare alla formazione della vecchia governance, non sembrava corretto andare a prendere delle posizioni che potessero contrastare con le scelte amministrative del sindaco. E questo ci ha comportato grandi disagi, prima con te perché mi hai chiamato, mi pare, due mesi, tre mesi di fila, e io non ti ho mai risposto perché non potevo rispondere, per questo rispetto e correttezza nei confronti di quel tavolo che avevamo creato, ma anche nei confronti dell'opposizione, in cui dopo che siamo usciti e ci eravamo sistemati, ad un certo punto i cittadini Pescicli sono scomparsi. Ma specifico ora perché? Perché stavamo portando rispetto e concretezza a un tavolo che meritava rispetto. Gentile, col sindaco Giannone avete chiuso per sempre, oppure vale sempre il detto mai dire mai? Guarda, il detto mai dire mai in politica mi hanno sempre insegnato che non si chiudono porte, non si chiudono finestre e quant'altro, però Leuccio, questo modo di fare politica è lontano 100 miglia da quello che è l'intenzione, il concetto di politica di cittadini Pescicli. In un contesto in cui si parlava di una prospettiva futura che poteva essere certa e che sarebbe stata forse la prospettiva migliore per la città, scelte queste idee condivise da tutti, poi non scegliere solo perché nel contesto un gruppo o qualcuno si metteva di traverso, sinceramente considero il non decidere mancanza di serietà politica. Quindi non ci rivediamo in questo modo di fare politica, questo è chiaro, questo è certo. Ci aiuti a capire un passaggio che ha fatto, sì, il sindaco all'inizio del mese scorso, era il 5 novembre. C'è un post pubblicato dal sindaco Giannone dove scrive, grosso modo, questo: con l'emergenza sanitaria in corso non è certamente il tempo della polemica politica, delle notizie del tutto infondate su rimpasti e rimpastini. Lui va oltre anche con altre parole. Questi incontri, anche senza di voi, vanno avanti regolarmente, abbiamo sentito questa sera. Presto ci saranno poi delle novità, ci dicono Gentile, i bene informati. Allora tutti, sì, si chiedono perché nascondere queste manovre politiche. Questa è l'evidenza, insomma. Guarda, è questo che ci ha lasciato sbigottiti, perché la mancanza di serietà, la mancanza di maturità a cui fa riferimento il sindaco quando cita quello che dice. Lo ricorda questo posto? Certo che lo ricordo, l'ho visto, mi ha lasciato di stucco, perché lui usa un termine preciso, me l'ero pure segnato. Immaturità? Immaturità politica. Il sindaco dice: non siamo riusciti a fare quadro, non siamo riusciti a raggiungere lo scopo, il suo progetto, a causa dell'immaturità politica dei protagonisti. Io mi chiedo, ma immaturità politica di chi? Leuccio, cittadini Pescicli, da quando è stata invitata dal sindaco a tentare di ripercorrere questa strada, non ha mancato di un appuntamento. Non ci siamo mai tirati dal confronto, cosa che gli altri man mano sono scomparsi, e stasera non sto vedendo neppure l'altro confronto. Non ci siamo permessi in questo periodo di prendere una posizione che poteva in qualche modo essere contraria al tentativo fatto. Quindi chi sono gli immaturi? Se questo me lo vuole spiegare il sindaco, non certo i cittadini Pescicli. Noi abbiamo dimostrato, quando siamo tornati al dialogo, perché chiamati per il bene della città, abbiamo dimostrato maturità, serietà e correttezza. Gentile, un'altra domanda ancora e poi passiamo ad altre cose che hanno a che fare un po' con l'azione amministrativa. Nella scorsa puntata di Città Confronto il presidente di Start, Emanuele Scala, ha ribadito che nelle prossime elezioni amministrative continueranno, loro di Start, a sostenere nella corsa alla poltrona di sindaco Enzo Giannone. Rispetto a questa affermazione, che cosa si sente di dire? Voi che cosa farete? Allora, siamo nella bizzarria totale di cui ti dicevo, perché in questi incontri più volte il sindaco ha detto che si sentiva abbandonato da Start, perché nel momento in cui lui ha manifestato una sua idea precisa di riavviare il 2016, di riavviare un tavolo politico originario
in qualche modo di poter poi ridare voce ai partiti politici, proprio Start che gli ha detto di no. Perché l'aver posto il veto, perché fin quando Start era possibilista, quel tavolo camminava, andava avanti. Quando c'è stato il veto di Start, a un certo punto il tavolo è finito monco, come dicevi tu, presuntivamente per il Covid, in realtà perché non ha avuto il coraggio il sindaco di andare appresso a quella che era la sua mission, la sua volontà, non so per quale motivo. Quindi questa dichiarazione fatta da Emanuele Scala avranno le loro ragioni. Io ripeto, da quello che ho visto durante l'andamento delle riunioni che ho sentito, mi pare, però ripeto, tutto è possibile in politica. Noi, di fronte a questo modo di fare politica che non è né corretto né rispettoso e né dignitoso, noi non ci troveremo più. Ma non parlo di persone, anche se ben chiaro, io sto parlando di questo modo di concepire la politica in questa maniera. No, abbiamo capito bene il passaggio che faceva lei, Gentile, a proposito di Start e del sindaco. Il sindaco diceva: mi sento abbandonato da sì, Start. Perché se lui lancia l'idea, Start è il suo primo partito che lo appoggia, al di là della sua lista, certo. E quando tutto quello che lui chiedeva gli veniva bloccato, gli veniva stoppato da Start, perché è stato Start che ha detto: se vuoi ripartire con, da quello che è emerso nel tavolo, con la presenza di cittadini, diretta o indiretta, perché non abbiamo neppure detto che volevamo poltrone o volevamo scranni. Abbiamo detto basta anche se c'è l'idea di ripartire con il nostro contributo. Nel momento in cui lui ha detto io ho questa visione e la visione gli viene bloccata da Start, e lui dice a un certo punto mi sento abbandonato, è chiaro che ho dei dubbi su quello che dicevano le scale, ma torno a dire, è una mia impressione, ma in questo modo a questo punto però la vorrei sottoporre a un giochino, no? Che facevo ai tempi di Cordiali Saluti, quasi 20 anni fa. Lei conosce il gioco della torre? Sì. Sì, chi buttereste? Oh, perfetto. Allora, cittadini per Scicli, chi butterebbe giù dalla torre tra Start Scicli e Scicli Bene Comune? Sa perché mi ci ha portato lei a fare questo giochino? Perché per un bel po' ha parlato di Start Scicli e di Scicli Bene Comune come dei soggetti politici che, come dire, non hanno rispettato quello che un po' era il percorso politico avviato dal sindaco, il nuovo percorso politico. Chi andrebbe giù tra, cioè anche, voglio dire, l'opzione quella intera, insomma, tutte e due, faccia lei, insomma. No, ripeto, non butterei nessuno perché sono un uomo pacifico per natura, però da un punto di vista così del gioco, butterei tutte e due giù. Lo spiego subito, perché uno per un motivo, uno per un altro, hanno assunto nel tavolo delle posizioni che non hanno senso. E mi lamento della posizione assunta anche nella trasmissione da parte di Resi Jurato, persona con cui non ho mai avuto problemi, mai. Persona con cui mi sono in una precedente puntata. Sì, mi sono sempre interfacciato, però quasi quasi ha fatto capire che, e questo non deve passare perché non è così, quando ha detto siamo già usciti una volta quasi per colpa di cittadini per Scicli, nel momento in cui dovessero ritornare assolutamente noi non ci vedrebbe il sindaco di nuovo nella sua amministrazione. Non è così, Leuccio. Non siete il demonio di Scicli Bene Comune. Il Scicli Bene Comune è uscito quella volta in maniera improvvisa, ma appunto per una problematica diretta che aveva avuto Resi col sindaco. Non sto a dire quale motivazione, perché non è corretto, sono motivi personali, perché eravamo presenti in una mega riunione dove, quando Start aveva la sede lì dove il Carmine, in quell'occasione c'è stata una lite o quantomeno una incomprensione. Da quel momento sono usciti il sindaco all'epoca, che aveva capito che c'era un ottimo dialogo tra cittadini per Scicli e la lista di Resi, quindi Scicli Bene Comune, chiaramente con chi all'epoca creò la lista, quindi parlo di Luigi Cicero, di Daniele Occhipinto e quant'altro, delegò me e l'architetto Caserta a ricucire lo strappo con Scicli Bene Comune. Quindi non è assolutamente vero che è uscita Scicli Bene Comune per cittadini. Cittadini era riuscita, avevamo ricucito lo strappo, poi per altri motivi che non sto qui a dire, non è stato possibile, ma non è assolutamente vero che
è stato per colpa di cittadini che sono usciti scicli bene comune. Quindi è un'imprecisione che io la farei pagare con il lancio dalla torre. L'altra perché cadrebbe giù dalla torre? Perché il ruolo che hanno i ragazzi nell'amministrazione sono i ragazzi su cui abbiamo puntato tutti. Ti ricordo, Leuccio, che quando abbiamo pensato di scegliere, poi è Enzo che è troppo intelligente, quindi che ha scelto noi per fare la coalizione, è subito stata un'idea comune che la punta di diamante dovevano essere i giovani, i ragazzi, brillanti, nuovi professionisti, persone nuove. Noi ci siamo messi da parte, gli abbiamo curato le spalle, abbiamo fatto tutto quello che il portatore d'acqua fa, pur di fare gol, e lo abbiamo fatto. Però se questa posizione poi è stata assunta quasi a quasi un potere assoluto intoccabile, né quando in una coalizione si cerca di far quadrare il cerchio se qualcosa non va, quando noi avevamo delle semplici richieste che non è stato possibile ottenere, e né quando il sindaco, il capo dell'amministrazione, gli dice ho un'idea, ho un sogno, e gli dicono no, e questo è un altro motivo di arroganza, di prosopopea, che merita il lancio dalla torre. Allora, sul piano politico, a questo punto la domanda è spontanea, insomma, è logica. Sarete voi a mettere all'angolo il sindaco o chi altro? Sul piano politico? No, allora, politicamente noi ci siamo messi da parte. E, torno a dire, continueremo, chiaramente continueremo a fare opposizione costruttiva, l'ho già detto, il programma è sacro, lo abbiamo fatto con il sindaco, lo porteremo avanti, saremo col sindaco fin quando reggerà il programma. Ovviamente su come realizzarlo, sulle disfunzioni, saremo impeccabili. L'abbiamo fatto la prima volta, non ci abbiamo pensato due volte a lasciare l'amministrazione quando qualcosa non andava, e chiaramente non lo faremo. Però no, assolutamente non saremo noi a mettere da parte il sindaco. Se non si cambia il modo di fare, e se sarà sempre questo che abbiamo visto negli ultimi 6 mesi, l'andazzo della politica scicli, si metterà da parte solo, perché non è strada che arriva all'obiettivo. Siamo alle battute conclusive, comunque c'è ancora un bel po' di tempo per dire un paio di cose ancora. Nella scorsa puntata di Città a Confronto, l'attuale assessore al bilancio, Ignazio Fiorilla, una settimana fa appena, ad una precisa domanda ha risposto: io mi sento, cioè questo bilancio lo sento mio. È così? L'ha detto l'assessore al bilancio in questa trasmissione? Se l'ha detto vuol dire che ci ha messo mano. Devo dire la verità, quando abbiamo fatto le riunioni, quello che usciva fuori è che in effetti l'ultimo bilancio serio era quello approntato dall'ex assessore. Però torno a dire, la persona che stimo tantissimo, l'amico Fiorilla, se lo sente suo e porterà i risultati che ci auspichiamo tutto, perché non togliergli il merito di portare avanti il bilancio? Ci mancherebbe. Da quello che ho capito, da quello che ci dicevano delle criticità sul bilancio, non mi pare che sia così. Però non mi permetterei mai di giudicare senza sapere bene, senza avere contezza di quello che dico. È un bilancio, insomma, che è stato partorito da cittadini per è scelta. Stato votato, che ripeto, lungi dal fare una opposizione becera, però mi pare che l'assessore Vendigni, quando è andato in consiglio comunale, ha trovato delle criticità enormi, le ha esposte come sempre si fa in consiglio comunale, ma non sono state neppure considerate. Possibilmente l'assessore Fiorilla sa come superarle. Speriamo tutti che sia così. Quali prospettive sul piano politico e amministrativo, Gentile, per questa città? Prospettive sono, secondo me, era la strada che si era imbroccata all'inizio. Una strada di cambiamento, la vecchia politica, per così dire, rivista, ma principalmente, oltre che avere concretezza, caro Leuccio, a un certo punto poi si deve dare di nuovo voce alla politica vera, quella con la P maiuscola. E andare così a naso, per esempio, ti faccio un esempio, sì. Non è stato possibile portare avanti l'idea che in questi 6 mesi si era cercato di attuare, quindi ripristinare la vecchia coalizione. Mi pare che adesso si sta andando a tentoni, quando con l'amministrazione in cui Rita Trovato viene ben vista dall'amministrazione. Attenzione, ben venga, perché ripeto, la politica è questa. Però torno a dire, Rita Trovato, per il suo ruolo istituzionale, è in consiglio comunale
perché è il sindaco perdente e quindi dovrebbe garantire l'opposizione. Quindi il ruolo che gli dà istituzionalmente la legge a Rita è garantire l'opposizione, garantire quindi che l'opposizione venga salvaguardata, venga fatta, perché una buona opposizione, quando è buona, quando è dura, quando è tosta, fa amministrare bene. Non mi pare che i presupposti ci siano tutti, se si uniscono forze che in realtà non hanno nulla in comune, neppure i programmi, quindi non penso che possano dare slancio alla politica, quella giusta, quella buona. Questo è un mio pensiero. Prima della domanda finale, volevo chiedere se lei ha notizie particolari rispetto ad un tavolo che sta andando avanti in queste ore, in questi giorni, senza di voi. Allora, ci è stato riferito, e questo ci ha fatto parecchio male, lo devo dire, e devo anche dire che chi ce l'ha riferito, che sono stati i ragazzi della lista del sindaco e Giampaolo, quando a chiarimento abbiamo convocato noi una mini riunione, dice, ma com'è finita, è vero che c'è il Covid, e ci dicono che c'è un tavolo parallelo, no, parallelo, è il tavolo nuovo, perché da quelle che sono le dichiarazioni nei giornali, sui blog, sui comunicati stampa e da queste notizie, noi riteniamo che quell'idea che il sindaco ci aveva manifestato e per cui ci aveva chiamato è abortita, però non ce l'ha comunicato nessuno ufficialmente, Leuccio. Lo stiamo percependo da quello che sentiamo. E torno a dire, quando abbiamo sentito che quando era in stand-by il tavolo che doveva portare alla famosa decisione di cui ho parlato, ce n'era stato convocato subito, sempre in regime di Covid, perché non è che è finito il Covid, quindi, in cui i protagonisti erano tutt'altro rispetto all'idea del sindaco di ripartire dal 2016, per noi è una mezza risposta negativa a quello che era l'appello che ci aveva lanciato. Mi pare strano che il sindaco invochi di non poter fare coalizione, di non poter fare politica nel periodo del Covid, quando invece al contrario, secondo me, proprio perché c'è il Covid che è un qualcosa di eccezionale, dovremmo tutti metterci attorno al tavolo e superare intanto questo problema, e poi chiaramente significa andare avanti anche con l'amministrazione. Quindi un'altra cosa che non ha senso secondo il mio punto di vista. Quindi alla fine questi ritocchini, ritocchi non ci porteranno saranno a nulla. Ma ci saranno? Ci saranno comunque. No, già ci sono in atto, perché si vede quando un comunicato stampa viene firmato da determinate persone e, no, ripeto, per me è già il segnale, è quasi una forma indiretta per dire quell'idea che avevo, parlo apposta al sindaco, non è andata avanti, io ritorno da dove sono venuto prima che vi chiamassi e ho ritenuto essere questa la migliore soluzione. Anche se non riesco a capire, e questo è un altro dubbio che mi porto dietro, io sindaco Giannone lo conosco da una vita, era un po' più grande di me al liceo e tipo irruento, lo facevo però un decisionista, Leuccio, un decisionista che quando batte i pugni sul tavolo è Enzo Giannone. Non ho capito perché a un certo punto di questo percorso che abbiamo percorso in maniera accurata per più mesi, quando si era arrivato a un punto che la soluzione da lui prospettava era a portata di mano, non ha avuto il coraggio di dire no a chi gli si è messo contro, parlo di Start, azzerare tutto e fare della sua idea politica un dato di fatto. Questo non l'ho capito perché non l'ha fatto, e su questo un po' mi ricredo sul decisionismo del sindaco, perché è un sindaco che non sa decidere. Un'ultima cosa, c'è chi dice, intanto il calzolaio è chi fa, faceva il calzolaio, e chi un tempo faceva le scarpe. Ah, sì. Dicono in giro che Start sarà il calzolaio del sindaco. Nel senso che gli fa le scarpe per camminare o gli fa le scarpe per... La domanda è che... Sul piano politico restiamo. Sì. Allora... Si dice in giro. Si dice. Il si dice. No, poi, allora, Start... Chiaramente anche perché hanno la maggiore forza in amministrazione. È possibile migliore. Questo, insomma? Da come sono comportati sì, perché bastava avere nel momento in cui il sindaco chiede fortemente qualcosa che è nel suo DNA, e lo ha detto, lo ha specificato, ha passato decine di minuti a spiegare il motivo di questa sua volontà a tornare nel 2016, che condivido.
che condivido. In questo momento era una scelta condivisibile. Nel momento in cui si vede affiancato dalla sua lista, da articolo 1, il sol fatto che non viene condiviso da una lista, io da start non l'avrei fatto, perché rischiano di fare le scarpe al sindaco. Ok, andiamo avanti. L'ultima domanda, siamo alle battute conclusive. Cittadini per Cicli, ci saranno le prossime elezioni? Ovviamente, se sì, con quali obiettivi? No, è troppo lungimirante. Però siamo lì, insomma. Troppo lungimirante per una serie di motivi. Intanto noi eravamo, l'idea del sindaco l'avevamo sposata, le liste civiche vanno bene fino a un certo punto, poi ci vuole la livrea. Ci vuole la politica, quella con la P maiuscola, quella dove siamo cresciuti. Quindi anche noi pensiamo che Cittadini per Cicli deve avere una sua collocazione, o si scioglie, potrebbe anche accadere questo, ripeto, perché lo scopo era quello di fare la rivoluzione gentile, dare a Cicli un sindaco degno e superare quella bruttissima fase dello scioglimento, e l'abbiamo fatto. Di questo siamo orgogliosissimi, perché noi riteniamo che sul successo del 2016 l'impronta di Cittadini per Cicli è enorme, che ne dica chiunque. E per il futuro, ripeto, se questa, caro Leuccio, è lo spessore politico delle persone con cui ci dobbiamo confrontare, non, attenzione, non per presunzione, siamo persone di medio livello, meglio spessore, però non è possibile, perché quando, avendo invocato le persone con cui avevamo condiviso il percorso per più mesi, scusate, ma se condividavate il percorso, come mai adesso non fate nulla per poter far sì che si realizzi? Cioè, non lo so, qualcosa ha fatto cambiare idea al sindaco, per cui noi ci adeguiamo. Una affermazione del genere ci può stare, ma fino a un certo punto. Tornando alla stretta attualità, in Consiglio Comunale avete due rappresentanti, Licia Mirabella e Giorgio Vindigni, e questo per voi è una garanzia per poter monitorare sempre quello che succede in città sul piano amministrativo e politico? E chiudiamo con questo, Gentile. Sì, e questo, allora, al di là che abbiamo Giorgio e Licia che in Consiglio Comunale hanno fatto sempre la loro parte, e senza presunzione riteniamo che sono in condizione di capire qual è l'andamento e poter dare l'apporto giusto. Ma Cittadini per Cicli non sono solo i due consiglieri. I due consiglieri sono l'apice. Dietro ci sono una marea di professionisti che abbiamo sempre messo in primo luogo, e di questo ancora io mi rammarico di quelle dichiarazioni fatte quando noi abbiamo abbandonato l'amministrazione per quello che è stato detto. Siamo noi al servizio dell'amministrazione, al servizio più che altro della città, non l'amministrazione. E quindi saremo sempre vigili, guardinghi, a che ci sia il rispetto della legalità e del buon andamento della cosa pubblica. Questo è, al di là che siamo Cittadini per Cicli o quant'altro, saremo sempre da quella parte. Bene, grazie. Abbiamo consumato anche i minuti di riserva questa sera. Siamo ai saluti. Saluto lei, Teo Gentile, coordinatore del Movimento Politico Cittadini per Cicli, alla trasmissione, ma l'avete visto più volte, erano stati invitati, ci sono gli sgabelli vuoti, il rappresentante della lista Città Aperta, barra Enzo, lista Enzo Giannone Sindaco, Carmelo Galesi, e dall'altra parte doveva sedere appunto un rappresentante di articolo 1 che è Giampaolo Aquilino. Hanno rifiutato, come dire, l'invito, anche se in maniera garbata, però stasera non sono stati con noi. Io ti ringrazio per l'invito. Grazie, e mi lei. Scuso, Leuccio, mi scuso perché tu mi hai chiamato per essere qui con te da qualche mese a questa parte. Adesso hai capito il motivo perché il rappresentante dei Cittadini per Cicli non è venuto prima, perché per rispetto del tavolo e del sindaco dove ci avevo chiamato, io non potevo oggi venire ad esporre nulla di quello che è dentro il mio cuore, dentro il mio animo, perché, ripeto, quando uno è in itinere per raggiungere uno scopo non deve, come si dice, cavalcare due fronde. Quindi per questo motivo ti chiedo scusa se non sono venuto. Assolutamente. Adesso puoi chiamare quando vuoi. Grazie ancora. Grazie a chi ci segue costantemente ogni settimana. Alla prossima puntata del prossimo venerdì, prima della doppia pausa natalizia. Ci fermeremo il 25 dicembre, ci fermeremo poi a Capodanno. Torneremo ovviamente con una puntata nuova nel 2021. Speriamo di esserci. Grazie, alla prossima. Salve.